tua mamma puttana. Smettila. Smettila. Poi cade sulla via di Damasco e capisce smettila. Qual è la verità. Bella, e quindi finalmente si adegua a quella che è la verità. Qui buona. Sabrina, che lunedì prossimo potrebbe rilasciare smettila. Finalizzate a chiarire alcuni aspetti della fase investigativa. Si chiede perché vennero sottoposte ad intercettazioni ambientali tutti gli amici della ragazza e non Anna Pisanò, che era invece ritenuta una persona molto vicina a lei. Ieri sera la ragazza c'è stata una fiaccolata per dire no alla violenza dopo l'omicidio di un ragazzino di 15 anni. In 3.000 la maggior parte dei giovanissimi hanno sfilato lungo le strade di Aversa per dire no alla violenza. Un corteo per Emanuele, il ragazzino di 15 anni, ucciso domenica sera con una coltella cartoraggio, sperata da un 17enne. Sono belli, 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 belli. Del ferimento di altri 4 minori. Ti ricorderemo con quel sorriso che faceva indignare. Non avevano le guardie così, mi sciolgo. Ecco, la stronza, guarda la stronza, guarda la stronza appena si è girato. La vittima era nipote di un boss del clan Schiavone, sottoposto a sorveglianza speciale, ma è descritto da tutti come un bravissimo ragazzo. Manu il comico, così per il nascondimento dagli amici. Da un'infamia dice ora a costare la vita di un figlio ai ritorni parentele. Emanuele è stato ucciso senza colpa. Gioca quei raffa, anche a dragare con le tue amiche. Con clan della zona, ma la camorra ne sono convinti anche gli interi che non c'entra con quanto avvenuto dopo. Buoni i capelli della mamma, vero? Saporiti. Con la lacca. Poi la discussione tra il gruppo di ragazzini di cui faceva parte Emanuele. Dai, me lo stai facendo tutto, ma stai zitto. Da ieri sotto casa del fermato c'è un'auto dei carabinieri. Si temono ritorsioni da parte dei clan. A Reggio Calabria al comune un nuovo caso di assenteismo di massa. Ce ne parla Marcello Ferrari. Sotto, esci da questo gatto. Luogo di lavoro anche per diverse ore, figurando presenti. C'era addirittura chi si spingeva oltre, faceva registrare il tesserino da un collega senza proprio andare al lavoro. Il sistema era diventato ormai una normale operazione di servizio, tanto che i dipendenti giravano per la città, si fermavano per il caffè per ore, tornavano in ufficio dopo la spesa. Nessuna remora, coprivano sì e no mezzo turno. Tutto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. L'operazione è stata soprannominata ironicamente